Nella giornata di ieri, presso il Circolo Nautico di Torre del Greco, si è tenuta la quarta edizione del premio Monsignor Francesco Sannino, primo biografo di Madre Letizia Zagari. Presenti, nel corso della cerimonia, organizzata da Giovanna Romano, presidente dell'Associazione Culturale Monsignor Francesco Sannino, anche le istituzioni del Comune Corallino. Giovanna Romano, organizzatrice della quarta edizione del premio Monsignor Francesco Sannino, questa sera anche la presentazione di uno scritto di questo illustre personaggio, la prima biografia della serva di Dio, Suor Letizia Zagari. Sì, in questa quarta edizione ho scelto di farvi conoscere uno dei tanti lavori di Monsignor Sannino. E parliamo della biografia di una grande suora, Madre Letizia Zagari, fondatrice della congregazione Figlie di Nostra Signora dell'Eucarestia e proclamata serva di Dio, e la Santa Sede ha dato in nulla os per esperire la sua causa di beatificazione e canonizzazione. Questa sera abbiamo avuto modo di conoscere la figura di questa grande suora attraverso i professori, i relatori, il professore Giustiniani, il docente di filosofia teoretica, il professore Palmisciano, docente di storia della Chiesa, e poi di Don Gaetano Di Palma, che è docente di scienze bibliche. Che è il profilo di quest'uomo, Monsignor Francesco Sannino, che nel 1992 riceve anche la onorificenza di cittadino illustre di Torre del Greco? Sì, mio zio ci teneva molto per la sua città, essendo nativo, ma aveva anche un occhio di riguardo per la gente di mare. Infatti lui ha scritto tanti libri dedicati al mare. E quindi ecco perché io ogni anno rinnovo questo premio destinato agli alunni meritevoli dell'Istituto Nautico, perché mio zio era insegnante dell'Istituto Nautico. Un docente, un educatore, un uomo dalla profonda spiritualità, quale messaggio lasciamo e lanciamo a tutti i giovani? Bisogna avere coraggio, essere determinati e crederci nelle cose.